Un saluto da Dottor Palmas, ti mostro un altro caso risolto col nostro sistema denti fissi senza osso. Questo è il caso di una paziente giovane al quale nel suo paese avevano realizzato delle protesi mobili, errate, come vedi non si vedono i denti superiori, quando sorride, in quanto la dimensione verticale era sbagliata, oltre che gli avevano messo i denti tutti sul lato sinistro. Come vedi, la linea interincisale tra i due incisivi non coincide con la linea mediana che cade in mezzo al naso, era completamente storta. Ovviamente la paziente non aveva il piacere di sorridere con le persone. Aveva una protesi mobile in plastica, in resina, nella parte superiore, finta, con un gaccio di metallo sopra un canino. Questo le portava a una situazione di imbarazzo indescrivibile, oltre che l'impossibilità a nutrirsi, a masticare correttamente. Questa è la vista, della protesi, provvisoria, e questa è la chirurgia che è stata eseguita. È stato messo un impianto, zigomatico, in quanto non c'era più osso, più due impianti speciali pterigoidei nelle zone posteriori. Questo è il grafico che ti mostra il tipo di intervento che è stato eseguito. Come vedi, impianti pterigoidei nelle zone posteriori, in questo caso un impianto zigomatico sul lato e degli impianti convenzionali. Su di questi è stata poi montata la simulazione protesica. Questo è il risultato finale. Come vedi, abbiamo fatto coincidere la linea interincisale con la mediana del viso. E questa è la protesi che è stata posizionata, arcata superiore e arcata inferiore, con anche la simulazione della gengiva. Questo ci ha permesso di poter far vedere i denti nel display del sorriso. Questo è un caso che ti ho voluto mostrare proprio per farti capire l'importanza di andare a simulare correttamente le gengive, per andare a portare così il sorriso là dove dovrebbe essere, e non andare a nascondere più i denti sotto al labbro. Quando invece non viene simulata la gengiva, quello che ottieni è quello che vedi sul lato sinistro, un viso collassato, il terzo inferiore del viso si vede che è collassato, non si vedono i denti e non si mostra così il sorriso. Una paziente completamente riabilitata alla vita. Nota quanto è ringiovanito il viso, sul lato sinistro vedi un viso stanco, offuscato dalla malattia e l'avere una protesi incongrua che non dona giustizia alla bellezza del viso, che siamo riusciti invece a rivendicare grazie alla riabilitazione con impianti non convenzionali senza osso. Abbiamo risolto, nonostante molti gli avessero detto che non si poteva fare più nulla, in maniera perfetta, un caso estremo. Un saluto da Dottor Palmas.